diamo un'occhiata, ti va? Sangue. Fresco, ma non tanto. Direi una ferita, non un'uccisione. Beh, non è stato il cliente a perdere la testa. È stata colpita da qualcosa. Che ne pensi? Cyberpsicosi? Sembra folle, ma potrebbe essere stata hackerata da remoto. Un netrunner. Strano. Hai visto? Visto cosa? Non c'è niente. Esatto. Dovrebbe esserci una porta per la connessione della doll. L'hanno tirata via? Chissà perché. Non male, ma reale sarebbe molto meglio. Cosa non fa? Non posso entrare! Che significa? Sono qui tutte le cazzo di settimane! Non è autorizzato ad accedere all'area Rebus. Oh, sì che lo sono! No, signore, non lo è. Se vuole, può discuterne con il manager. No, amico! Ne discuto con te! Merda! Me la sono quasi fatta addosso.
Nikura! Mosh Mosh! Che cosa vuoi? Non spararmi! Non farmi del male! Non lo fa... Rilassati, non sei nei guai. Voglio solo parlarti un attimo. Ho sentito dire che tu e Evelyn andate d'accordo, è vero? Sì, ci conosciamo da tempo. Siamo sempre stati amici. Perché me lo chiedi? Dov'è Evelyn? Devo parlarle con urgenza. È importante. Sei incazzata con lei, per caso? No. Allora, sai dov'è o no? Non è qui. Ho provato a chiamarla più volte. Nessuna risposta. Ho sentito dire che stava installando una nuova faccia in una clinica di Osaka. No, Oslo. Sì, esatto. Osaka o Oslo? Quale delle due? Oslo. Sì, sicuramente Oslo. Evelyn ti ha detto personalmente che partiva? No, ma non è venuta al lavoro. Non rispondeva. Così ho chiesto a Woodman che stava succedendo. Mi ha risposto che era partita, come ti ho detto. Dove trovo questo Woodman? Probabilmente nell'ufficio sul retro. Woodman, chi è? Il signor Forrest, ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito perché. Ok, il signor Forrest allora. Chi è? È il nostro custode, diciamo. Trova nuovi talenti, si occupa delle situazioni difficili. Chissà se Woodman può fare finalmente chiarezza su questa storia di merda. Non ci resta che sperare. Le teste vuote in queste doll? Nah. Ecco cosa dovrebbero sostituire.
Calma, rilassati. Cerco una ragazza. Rilassati? Davvero molto ironico, detto da una che ha massacrato tutti per arrivare fin qui. Le cose mi sono sfuggite di mano, lo ammetto. Ma se collabori, nessun altro si farà male. Io non tratto con i terroristi. Così non mi aiuti. E adesso? Beh, perché non cerchi la verità nei suoi occhi senza vita? Oppure nel suo deck? Potrebbe funzionare. L'ha venduta a un bisturi? Il chip era andato. Forse l'ha mandata a riparare. Un bisturi di nome Fingers in un vicolo per prostitute. Sembra il paradiso delle Joy Toy.
Tiger Claw si arrotondano come guardoni. Tengono sempre d'occhio le loro doll. Sanno cosa succede in queste cabine. E poi estraggono i dati dai chip comportamentali. Beh, devo dire che me l'aspettavo. Lo immaginavo. Mi chiedo se li tengano per loro o li rivendano. E nel caso a chi? Fuori? Qualcosa. Li ha spaventati. Proprio qui, vedi? Alle 2 di notte hanno richiamato tutta la sicurezza al club. Sembra che abbiano chiamato anche i Tiger Claws. Ha lasciato la borsa. Forse ne ha più di una. Ma c'è dentro tutta la sua roba. Deve essere uscita di fretta. Thank you.
Kakime! Chiederga! Anche se preferirei non farlo. Ottimo lavoro. Hai mai pensato di entrare nel corpo diplomatico? Non ho tempo per il mio ego. Te lo concedo. Ah, certo, perché tu avresti sganciato una bomba termonucleare su questo locale. Non ho bisogno di esagerare. Uso altri metodi. Così difficile. Ma una cosa è certa. I Close non lo dimenticheranno. Niente pensieri. Credi che l'abbia Fingers? Che la troveremo lì? Sì, se potessi vedere il futuro. Ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a una morta che cammina. Cazzo, ha perfettamente senso.